L'albatros appartiene ad un ordine di uccelli diffuso in tutto il mondo e noto come procellariforme o anche petrel, dal latino petrus. Da qui il nome uccello di San Pietro, perché spesso sembra che cammini sulle acque. Questo delicato lavoro di zampe serve a controllare la velocità nell'aria durante gli atterraggi e i decolli. Le dimensioni enormi di questo, che è il maggiore tra gli uccelli marini, sono anche più rilevanti di quanto non appaiano. L'apertura alare è grande quanto due Volkswagen parcheggiate a fianco. Le fragili ali, rinforzate da piccole ossa ed aggiunture di rinforzo, sono in grado di rimanere nella posizione completamente aperta per molte ore di volo planato. Il Wandering Albatross vive negli oceani a sud dell'equatore e ritorna a terra soltanto per nidificare nelle isole deserte tra l'area tempestosa dell'Atlantico e la banchisa di ghiaccio dell'Antartico. L'Albatross reale si trova soprattutto nelle isole subantartiche della Nuova Zelanda. Nella fascia climatica temperata all'estremità nord di questo gruppo si trovano le isole Chatham, che costituiscono l'habitat ideale per il nordico albatros reale. In un'isola come questa, presso la costa del Giappone, ebbe luogo un brutale massacro di albatros. Per un periodo di 15 anni, verso la fine dell'Ottocento, oltre 5 milioni di albatros dalla coda corta furono uccisi nell'isola di Torishiwi per fornire imbottiture ai vestiti. Da allora tutte le specie di albatros sono state protette da leggi internazionali. Queste colonie isolate di circa 8.000 albatros reali continuano a prosperare. 1.000 chilometri ad ovest delle Chatham, sulla penisola Otago della Nuova Zelanda, si trova Taiaroa, l'unica colonia al mondo di grandi albatros che vivono in terraferma in un luogo abitato. Questi uccelli in genere non si riproducono fino a quando non hanno raggiunto un'età di 8-10 anni. Se sopravvivono ai primi 4-6 anni di vita nei mari subantartici, spesso gli albatros ritornano al loro luogo natale. I nuovi venuti si uniscono ai gruppi degli uccelli scapoli. Questi consistono in giovani esemplari in cerca del loro primo partner. Qualcuno di loro ci ha provato anche negli anni precedenti, e occasionalmente in uccelli adulti che hanno perduto il compagno e ne cercano un altro. Questi giovani esemplari si riuniscono in gruppi per il party. Il party è un cerimoniale elaborato che regola la formazione delle nuove coppie: inchini, sbatter d'ali, richiami verso il cielo e naturalmente la danza o il rituale estatico.
L'accoppiamento è una decisione importante perché la maggior parte di loro si unisce per la vita e può essere una vita lunga. Le ricerche hanno infatti dimostrato che gli albatros possono vivere fino a 50 anni, il che significa una vita riproduttiva di 40 anni con nascite ogni 2 anni. Sono poche le rotture delle unioni. Il tasso dei divorzi è inferiore all'1%. L'arruffare e lisciarsi le penne è una forma di pulizia reciproca, una specie di bacio tra gli albatros. Gli uccelli che non riescono a trovare un compagno possono partecipare ai parti per parecchie stagioni prima di scegliersene uno. Gradualmente, in un periodo di 2 o 3 anni, fanno una migliore conoscenza degli altri uccelli e del territorio. Una volta scelto il compagno, gli intrusi vengono cacciati via. Gli ammiratori respinti devono cercare altrove. I maschi e le femmine sono molto simili, con differenze sottili che non è facile individuare, specialmente in volo. Il maschio è leggermente più grande e ha dei colori più delicati sul dorso. Dopo aver trovato la compagna, trascorre un lungo periodo di fidanzamento di almeno 6 mesi prima di prendersi la responsabilità di riprodursi nella stagione successiva. Poiché la costruzione del nido in terraferma richiede quasi 1 anno, la coppia se ne va sul mare prendendosi 1 anno di vacanza senza procreare. Verso la fine di settembre i maschi arrivano per prendere possesso del territorio e sono subito attratti dal luogo in cui la coppia si è originariamente formata. Il maschio aspetta pazientemente che arrivi la sua compagna. Finalmente la femmina arriva. Il loro comportamento è un po' più controllato di quello degli altri uccelli meno esperti. Un altro tipo di cameratismo, piuttosto raro a vedersi, è il volo in coppia. La femmina se ne va sul mare per nutrirsi e prepararsi a deporre le uova, mentre il maschio comincia a costruire il nido. Il maschio deve essere pronto all'accoppiamento in qualsiasi momento, perché questo viene scelto dalla femmina durante una delle sue visite periodiche. Dopo la fecondazione, gli uccelli si separano per andare a nutrirsi sul mare. Gli albatros passano la maggior parte della loro vita sopra le acque e nella ricerca quotidiana del cibo possono coprire facilmente anche 150 chilometri. La femmina torna per prima e si prepara a deporre l'uovo. Di solito usa il nido che il maschio ha sistemato, ma a volte ne costruisce uno lei stessa. L'uovo, uno solo, è piuttosto piccolo in proporzione alle dimensioni di quest'uccello gigantesco. Entro un giorno, da quando l'uovo è stato deposto, il maschio ritorna per dare il cambio alla compagna nella cova che dura 80 giorni. La femmina è adesso libera di tornare sul mare e questa volta può darsi che ci rimanga anche 2 settimane.
Il maschio deve fare a meno del cibo per tutto questo tempo. Gli uccelli si dividono il compito di covare l'uovo e si danno il cambio una volta alla settimana. Il legame di coppia viene rinforzato lisciandosi reciprocamente le penne e lanciando grida. Benché il legame di coppia sia forte durante la cova in terraferma, non abbiamo prove che essa rimanga unita nell'anno in cui non c'è la cova. La nascita del piccolo può richiedere fino a 4 giorni. Durante questo tempo l'uccello che cova comunica con il piccolo dentro l'uovo. Per rompere il guscio il piccolo usa il suo dente da uovo, che è una piccola punta di calcio all'estremità del becco. Dopo appena un giorno di vita il piccolo è già asciutto. Il primo pasto avviene entro 12 ore e in seguito per le prime 3 settimane almeno una volta al giorno. Nei primi 40 giorni c'è sempre uno dei genitori vicino al piccolo, mentre l'altro è sul mare a procurare il cibo. Tutte le specie di albatros si nutrono di organismi marini che vivono vicino alla superficie del mare, soprattutto calamari, pesci e crostacei. Se l'uccello che è sul mare ritarda, l'altro può rigurgitare per far mangiare nel frattempo il piccolo. Quando il pasto arriva in volo, il piccolo è già in posizione. Alla fine di febbraio, a Taiaroa, è piena estate. Quest'anno ci sono 6 nidi nella riserva. L'osservazione e la pesa regolare consentono di verificare se i piccoli vengono nutriti adeguatamente. Se uno dei genitori non ritorna, il piccolo non può sopravvivere. La pesa ha indicato che un piccolo è sottopeso e viene nutrito soltanto da uno dei genitori. Ogni uccello è molto singolare nel carattere. Benché istintivamente aggressivi nel proteggere la prole, questi uccelli hanno imparato ad accettare il ranger come una componente familiare dell'isola. Come on, Junior. Feeding time. Senza un'aggiunta al cibo, questo mezzo orfano si indebolirebbe poco a poco e morirebbe. Il ranger ha preparato un miscuglio nutriente di calamari, vitamine e olio naturale. You're a messy leader. Back you go, Junior. I genitori rimasti soli, come questo padre devoto, possono rimanere senza cibo fino a 25 giorni nell'attesa del ritorno del loro partner. Poiché ormai è passato troppo tempo da quando la compagna di questo uccello è scomparsa ed essa è probabilmente finita in mare, il ranger deve continuare il suo compito di genitore adottivo, dando un supplemento di cibo al piccolo nei prossimi 8 mesi, fino a quando sarà capace di volare. Gli uccelli adulti continuano ad andare e venire e a scambiarsi il ruolo di guardia. Quando stanno ritti, misurano circa 3/4 di metro, arrivano cioè all'altezza della cintura di un essere umano. La madre se ne va, lasciando al padre il compito di babysitter. I venti estivi forniscono un altro spettacolo di volo. Il decollo è facile, ma l'atterraggio può essere difficoltoso.
Sei settimane dopo il piccolo è molto più bello, sembra un piumino da cipria gigante e ha un peso che oscilla tra i 5 e i 7 chili. La sua è una vita solitaria. Ma c'è sempre il tempo per una grattatina confortevole. Con il cibo che gli procura il suo unico genitore e le aggiunte regolari del ranger, il piccolo semi-orfano cresce bene. Siamo a metà inverno a Tayaroa e i piccoli hanno ora 5 mesi. La vita a questo stadio sembra una lunga attesa tra 2 brevi pasti. Il lisciarsi le penne diventa più frequente con la irritazione provocata dalle piume che crescono. Il pasto atteso a lungo finalmente arriva. I colpi vigorosi del becco fanno sì che il genitore rigurgiti il pasto parzialmente digerito. Durante la pesca viene ingoiata anche una varietà di relitti galleggianti come pomice, carbone, tappi di bottiglia e altri piccoli oggetti di plastica. Spesso essi vengono somministrati dal genitore al piccolo durante il pasto e più tardi rigurgitati. Il piccolo si alza sulle zampe per la prima volta e le ali lo aiutano a mantenere l'equilibrio. A 7 mesi i piccoli sono più avventurosi. Ora il pasto può avvenire lontano dal nido. A questo stadio vengono messi dei contrassegni ai piccoli che costituiscono una parte essenziale dello studio scientifico. È di nuovo primavera e tra poco sarà tempo che il piccolo, che ora ha 8 mesi, se ne vada. Ma c'è ancora molto da imparare prima di avventurarsi sul mare. Cominciano gli esercizi con le ali, ma senza decollo. Ancora incapaci di volare o di procurarsi da soli il cibo, i piccoli sembrano all'oscuro dei pericoli che incontreranno quando verranno istintivamente attratti dai vasti oceani del sud. È necessario attendere ancora un bel po' e c'è tutto il tempo per lisciarsi le penne e per farle crescere. L'olio naturale viene prelevato dalla ghiandola alla base della coda e applicato alle penne delle ali e del corpo per renderle ancora più impermeabili. Di nuovo è l'ora del pasto, ma questa volta gli uccelli arrivano tutti e due per quello che potrebbe essere il pasto finale del giovane che si appresta a volare. Benché le sue dimensioni siano quasi le stesse dei genitori, il suo peso corporeo è superiore di circa 10 kg. Egli ha bisogno di questa eccedenza per poter sopravvivere in mare fino a quando non sarà capace di procurarsi da solo il cibo. Il giovane uccello non sembra rendersi conto del significato di questa toccante riunione. I genitori se ne vanno nel mare aperto, ma continueranno a tornare con il cibo fino a quando egli non se ne sarà andato. Il giovane cerca la giusta posizione di volo. Finalmente ecco il vento che stavolta proviene dalla direzione favorevole. Si ricomincia a far pratica di decollo. Quando il sole volge al tramonto, il giovane uccello si alza in volo, poi torna giù.
Aumenta il senso di fiducia, ma il volo vero comincerà solo quando riuscirà a imprimere una spinta in avanti. La mattina dopo il nido è deserto perché il giovane uccello si è alzato in volo molto presto. C'è un altro dramma in questa vicenda. Dopo 7 mesi di nutrimento avuto dal solo genitore sopravvissuto e con i cibi forniti dal ranger, il nostro orfano è quasi pronto a partire, ma non potrà sopravvivere in mare perché gli manca il peso di riserva. Il ranger dovrà provvedere di nuovo. Nessun genitore rimasto solo può farcela con l'insaziabile fame di un piccolo sottoalimentato, soprattutto a questo stadio. In un habitat normale, questo uccello sarebbe morto di inedia ancora piccolissimo e farebbe parte dell'alta percentuale di quelli che scompaiono per cause naturali. Dopo un pasto così enorme, 2,5 chili di calamari, quasi un quarto del suo peso normale, ci vorrà un bel po' per digerire. Il decollo finale potrebbe essere rimandato. Ora occorre preparare la pista di decollo. Se il vento soffia dalla direzione sbagliata, l'uccello potrebbe essere trascinato nel pantano dietro la baia. Questo obbligherebbe il ranger ad una operazione di salvataggio. Da sud si leva il vento e il ranger spera che il piccolo riesca ad alzarsi in volo. Questo momento drammatico della vita di un albatros è stato osservato raramente. Dopo aver lasciato il nido, i giovani albatros cominciano il primo periodo della loro lunga vita sul mare, attraversando il vasto oceano Pacifico in direzione delle coste occidentali sudamericane. Per i prossimi 4-6 anni seguiranno i venti della fascia burrascosa, compresa tra il 30° e il 60° grado di latitudine sud, e potranno girare intorno al continente antartico parecchie volte. Durante i lunghi anni trascorsi in mare, molti uccelli periranno, ma almeno il 60% di loro sopravviverà al difficile viaggio e tornerà finalmente nell'isola in cui è nato.